Edoardo? Don Edoardo? Don Edoardo? Il caffè sta sulla scrivania, vieni. Buongiorno Gennaro. Buongiorno. Che ora è? Sono quasi le 11. Di sera? Le 11 di sera, le 11 di mattina. Ah, le 11 di mattina. Gennaro, non mi hai svegliato troppo presto? No, io riparto quindi per questo. Ah, sì? Tempo? Nuvoloso variabile. Oh, e che giorno è? Che giorno è? Che giorno è? Non lo chiedete così all'improvviso. Come te lo devo chiedere? È sabato. È sabato. E secondo me pioverà. Gennaro, questo è un giugno malato, come si dice? È debole nelle gambe, ci vorrebbero le stampelle. Non ci sono più le sfumature di stagione. Bravo. Si manca di ogni delicatezza meteorologica. Bravo. Don Edoardo, questa è l'epoca dei bruti. Com'è? Ah, discreto, Gennaro, discreto. Senti un po', leggi un po' il giornale. No. Vedi se ci sono delle buone notizie. Oh, Khrushchev in Inghilterra. È morto Khrushchev? No, è andato a Londra. Gennaro, ma a me che me ne importa, ma tu lo sai dove devi mettere l'occhio? Lo so, in avvisi e onoranze funebri. Bravissimo. Dunque. Leggi. Rendeva la bell'anima a Dio. Ne danno i tristi annunzi... I figli costernati. No, non ci interessa. Andiamo avanti. Serenamente come visse la moglie Adele e i nipoti Carlo e Giovanni. I nipoti? Questi sono rosicchiati pure l'osso. I nipoti sono la razza peggiore proprio. D'improvviso morbo rapito. La vedova inconsolabile. Questa è una vedova nuda e cruda, senza diramazioni. Le onoranze? Qua diciamo muoveranno a Santa Maria Apparente 19. Santa Maria Apparente. Che faccio? Vado io. Pare il giornale con questa gamba. Senti un poco, ma a proposito, è venuto quel giovanotto, quell'aspirante, come si chiama? Ah, Cuvino, bravo. Sì, sta giù a palazzo, devi aspettare qua a palazzo. E va a chiamare, sta giù a palazzo. E facciamo aspettare le persone, noi, giornale. Cuviello! Cuviello! Quello sta dormendo in piedi. E quello è una dote, può sempre venire buono. Gennaro, tu l'hai fatta la guerra? Io mi feci 18 km di tormento e così arrivai fresco e riposato. Cuviello! Oggina, volete a questo giovane qua? Non ci vedo io! Ci sta pure la vedova mele. Mamma mia, questo che fa? Non mangia, non beve, non dorme. Dove posso giochi? Là me la trovo. Guarda, stesse contemporaneamente anche sotto al divano. Voi però non la volete favorire. Favorire? Gennaro, che favorire? Gennaro, mettiti in mente che io tratto solo femmine dai 19 ai 49 anni. Bravo. Oltre quei limiti d'età non le vedo e non le sento. Si può? È entrata l'Accademia della Crusca. Un altro figlio di Dante ci abbiamo. Ma perché non è italiano? Lo voglio a Napoli, non è italiano. Manca a casetto. Se lo dite voi, vi credo. Giovanotto, ma voi così vi presentate davanti a Don Edoardo Palumbo e non potevate venire un attimo da me che ti metteva a posto? Guarda quanto finito. Ma voi che riconosce, lei è venuta da sola, non l'ha portata. Infatti, donna Concetta, mi potete spiegare voi che diavolo ci fate in questa casa all'alba? All'alba? Sì, signora. È quasi mezzogiorno all'alba. Quasi mezzogiorno, mezzanotte, l'alba è un fatto personale, va bene? Ognuno ha la sua e ognuno ha il diritto di non avere gente indesiderabile tra i piedi quando apre gli occhi. Vai. Avete detto indesiderabile! E vi ho trattato, ora ve ne dovete andare però. No. Come? Io qua resto, non mi muovo. E sedete, state in silenzio. Abbiamo messo la bambolina, un altro giorno con la bambolina davanti abbiamo qua, Ma io mi devo innervosire a prima mattina, devo perdere queste energie importantissime e fondamentali. Stiamo lavorando, lasciateci lavorare. Dovete stare zitti. Dunque, tu sei quel Cuviello? Sempre lo stesso, dove tu andi? Bene. Di nome?
Farei Agostino. Voglio facermi la croce. Innanzitutto farei o faccio? Sei, sei o non sei? Sono Agostino. Agostino. Oh, benissimo. E genitori? Di Amalia. Di Amalia. E il babbo, il babbo. Veramente sono figlio di madre vedova. Veramente? E questo è di buona cura. L'attività, l'attività. Lo consiglio al suo ragazzo. Sì, sì, è di buona cura. Dunque, Cupiello, guarda intorno. Questa è una ditta seria. È quello che gli ho detto pure io, giovanotto, mi raccomando, quella è una ditta seria. Che tu hai? L'ho detto io. Donna Concepo, che dovete stare zitta, che stiamo lavorando. Ah, dunque, dice. Cupiello, che cosa sai fare? Tutto, Don Edoardo, tutto. Non sapevo fare niente. No, Don Edoardo, ve ne prego, non ve ne andate subito. Avete la compenetrate, di quello la vita mia è stata piena di avversità. La carta contraria. Cupiello, non parliamo della carta contraria, per piacere non tocchiamo questo tasto. Per cortesia. Dunque, Cupiello, io dicevo, questa è una ditta seria. A me mi servono impiegati raffinati, specializzati. Specializzati. Prima di tutto, tu sei concreto. Sei concreto. Concretissimo, concretissimo. Sei volenteroso. Ah, vedo, sono volenterosissimo. È volenteroso. Voglio sei intelligente. A me non mi pare proprio intelligente, non è tu. Fatevi fatti vostri, stiamo lavorando, non interrompete. Sono affamato, non è tu. E quando uno è affamato, è tutto. È vero, io amici. Se volete posso fare pure il ventrino. Non avevo dubbi, non avevo dubbi. Non avevo dubbi. Ma perché, Don Edoardo? Ma forse il mio aceto sociale compromette di più. Sì, balsamico di moda. Sì, signore. Mi torno a Natale, come ci facciamo una bella insalata di pollo. Sì, sì, io porto le papaccelle. Ma quale aceto? Il mio aceto sociale, voglio dire, devi imparare a parlare italiano. Aceto sociale. E comunque a me non mi interessa, anzi, per me una persona più parte dal basso. E più può arrivare in alto. Ah, oh. Quella è una legge fisica. Bravo. Lo dice pure Archimede. Veramente. E chi è questo Archimede? Ma come? L'amico di Topolino. L'amico di Topolino. Ma quello pure. Ma non state zitto. Ma quello così si chiama. Ma come si fa così si chiama? Ma Archimede, fine hai fatto? L'amico di Topolino. A questo lo si sta ricordando nella tomba. Nella tomba. Archimede dice che un corpo immerso in un liquido riceve una spinta da basso verso l'alto. L'amico di Topolino. Avrà ragione questo amico vostro qui. Sì. Io sono 3 giorni che non posso mangiare, non faccio altro che bere acqua. Se ne fa? E mo' deve una spinta pulita da basso. Vieni qua, vieni. Vai, immagini questo qua. Grazie. Cioè, no, io gli ho sempre detto, a me questa roba non mi... Ma Giovanotto, ma devi sporcare... Ma questo sta proprio morto di fame, aspetta un momento. Qua non c'è nessuno che pulisce, tu sporchi. Ecco qua, mi raccomando. Donna Concetto, ho detto che dovete stare ferma su quella sedia e non vi dovete muovere, soprattutto dovete stare zitta che noi stiamo lavorando. Ma come devo fare? Dunque, Cupiello, intendiamoci bene. Io ti assumo in prova. La prova iniziale consiste che tu stamattina ti precipiti in via Santa Maria apparente numero... 19. La... Torna facendo, è morto un certo, ce n'è che è morto. Tummolo Alberto. Tummolo Alberto. Saluta a noi. Salute! È morto, non aveva il raffreddore, è morto! Dicevo, questo Tummolo Alberto, morendo, che cosa ha fatto? Ha lasciato una vedova. A me quella vedova mi interessa. Tu al lato in tuffo li metti naso, mi devi dire prima di tutto l'età della signora Tummolo. No. E se aveva parenti stretti o larghi. E soprattutto la. Come sta messa, capisci? Ti devi intrufolare, devi riuscire a carpire le condizioni sociali e patrimoniali di questa vita. Ha capito? Non ho capito. Che vi avevo detto io che non ero intelligente? Stiamo lavorando! A noi ci interessa sapere che faceva il marito di questa vita. Si è lasciato bene mobili, immobili, si è lasciato pecunia, già, scec. Bravo, Cupiello, bravo, benissimo. E poi niente, prendi nota di tutto quello che vedi e senti e torni qua a riferire. Vado, Don Edoardo. Bravissimo. Don Edoardo. Ma non pensate che se vado vestito un poco meglio, questi me l'hanno prestato, io non... Ha buttato l'occhio, ha prestato la linea. È pronto, non ragazzi. Non c'è niente per me, Don Edoardo. È prontissimo, ragazzi. Furbo. E finito gli occhi con la merce. Cupiello, vediamo prima quello che sai fare.
E poi casomai. Casomai. Eventualmente. Sta bene, don Edoardo. Vi posso baciare? Due! Dopo che ti sarai lavato e smaltato, tocchi a don Edoardo. Ma tu hai pulito. Ma vengo subito, donna Concetti. Donna Concetti, gli interventi vostri in questa casa non sono desiderati. Ma che impiccio vi do? No, che impiccio non mi date! Ma come ve lo devo dire? Tra me e voi non ci può essere nulla, né rapporti di amicizia, né rapporti d'affari. Ma ah, perché? E perché, 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 chi è? Perché, perché? 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 Ah, perché? Che è successo? Ci sta un telegramma. Telegramma. È stato a fuori. Mamma mia, un telegramma prima mattina. All'alba, tu non ci si manda un telegramma all'alba. C'è uno sta svegliando, lo sta dormendo, tu ti mandi un telegramma all'alba. I telegrammi sono arrivati nei pomeriggi, non arrivano all'alba. Dunque. Buongiorno. 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 Ma che? Ma che? Hai detto buongiorno. Io ho detto buongiorno. Sta scritto qua sul telegramma. Ah. È il telegramma che inizia con buongiorno. E non c'eravamo salutati. Non c'eravamo salutati. Buongiorno. Et se u la Madonna sto. Buongiorno. Et se u. Gennaro. Io mi blocco. Ma che c'è? Io non ce lo manco gli occhioni. Buongiorno, e se uscite, che la Madonna vi benedica e aiuta. Buongiorno, e se uscite, che la Madonna vi accompagni, stop. Mi piace. Ma piace? È mio. È vostro? Come tu? Cioè, l'hanno scritta voi? No, era intestata a voi. Allora l'hanno mandata a lei? No. Scusate se l'abbiamo aperto. No. Cioè, è vostro? No. No. Ma il vostro non è vostro, una cosa c'è? Sì! E allora tenete, scusatemi! No, ma che mi importa a me di me? È per voi, ho un pensiero carino, l'ho scritto io con le mie mani. Ah! Sì. Veramente? Sì! E stavate qua? Io vorrei sapere voi. Non ho una cosa guardando i decreti. Io vorrei proprio sapere voi in quella scatola cranica, che tenete? Ma voi state sotto al portone da stamattina, da che ora? Alle 8:30. Alle 8:30 di stamattina e mi mandate pure un telegramma? No, mi mandate. Ma io il telegramma l'ho fatto stamattina presto. Ah sì? Sono venuta a vedere come arrivava il telegramma. Quello mi è stato raccomandato, il telegrafista. Tutto un paio di ore arriverò a destinazione. Ed ora, eccomi qua. Mamma mia, no, ma una concetta, ma tutto questo non può durare. E mai ve l'ho detto un miliardo di volte, ma non c'è, voi avete superato i limiti di età. E Gennaro, diglielo pure tu, per piacere, diglielo tu. Ma che direbbe la gente se ci vedesse insieme? Ma no, niente, sul mio conto niente. Appunto, donna Concetta, stiamo informati. Voi sul conto non tenete niente. Ma che c'entra? Don Edoardo, sul mio conto non c'è niente da dire, nemmeno quando ero giovane, figuratevi adesso. Vabbè, donna Concetta. Ditemi. Ricapitoliamo un po' tutto il concetto e rimanete al posto vostro, per piacere. Io una vedovanza come la vostra la potrei confortare in una sola maniera. E come? Per corrispondenza. Ah, sì? Sì, voi ogni tanto mandatemi una bella lettera. Io che voi mi scrivete, io poi casomai vi rispondo. Voi la lettera, mandatela per fermo posta! Oh, mamma mia, c'è no! Mamma mia, Gennaro, questo è stato un regalo tuo, eh? Vabbè, ma vi ricordate quel giorno quando l'ho conosciuto, come pioveva? Pioveva. E voi lo sapete che quando piove io poco ci vedo. Poco ci vedo. Gennaro, allora fammi la cortesia, tu la prossima volta che esci e che piove, oltre a portarti l'ombretto, portati pure un binocolo. Vabbè, sono le 11 passate. Allora dovete fare le telefonate. Mi ero proprio dimenticato, quella mi confonde la mente, quella donna. Le telefonate, quelle sono fondamentali, quelle sono essenziali. Se non fai la telefonata, è la fine. E come andiamo avanti? Allora vediamo oggi chi abbiamo, chi abbiamo. Sì, donna Assuntina, sì. Buongiorno, donna Assuntina. Sì, sono Edoardo vostro, devotamente. E come state stamattina? Come state? Veramente? Ma ve l'ho detto pure l'altra volta, donna Assuntina carissima. Voi dovete piangere, ma con delicatezza, sì. E se non uscite al fisico, quello si deteriora, avete capito?
No, riflettete, riflettete. Morta voi, si spengerebbe anche ogni ricordo della buon'anima di Don Ferdinando, certamente, sì, sì. Come dite? Ah, troppe cose concrete ve lo ricordano. Ma non vi preoccupate, mandate pure tutto a me, sì, ma voi lo sapete che io ho da curare i miei orfanelli. Ma non vi preoccupate, saranno altrettanti suffragi per la buon'anima, certo, certo. Come avete detto? Una bicicletta col portapacchi. Sì, ma mandatela pure, non vi preoccupate, non vi preoccupate. Sì, 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 va bene. Sì, vi chiamo domani mattina. Vi serve qualche cosa? Caramelle, liquirizie, giuggiole? Niente, vero? Niente. Allora a domani, devotamente, devotamente. A bicicletta. Chi ci fa? A chi la vendo la bicicletta? Non c'è per un vestito la bicicletta. Oh, ah, sì, 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 sì. Pronto? Sì, avete indovinato subito. Sono Edoardo vostro, devotamente, donna Serafina. Sì, buongiorno. Buongiorno. Come state? Come state? Ah, state piangendo? Dovete piangere delicatamente, sì, piangete, dovete piangere come i flauti, sì, sì, certo, certo. No. Ah, non ce l'avete i flauti? No, no, io dicevo, scusate un attimo. Ah, buongiorno, sentite. Scusate, no, non vorremmo disturbare. No, ma sono prego, capito, sono per salutarti. Sì, certo. Ma prego, accomodatevi, accomodatevi. Grazie. Grazie. Buongiorno, da grazie, accomodatevi. Il tempo che finisco che sta telefonando. Sì, sì, no, fate figra. Sì, donna Assuntina, donna Serafina, dicevo, no, 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 dovete piangere come i flauti, no con i flauti, va bene, ci vediamo oggi pomeriggio, sì, passo le 4:30, vi serve qualche cosa, caramelle, liquirizie, giuggiole, niente, niente, va bene, devotamente, a oggi, Don Giacinto, che piacere! Abbiamo un pochino di fretta. Eh sì, no, è 5 minuti. Ma voi avete cambiato sacco. No, no, è sempre Rubinacci, donna mia. Volevo ben dire, si vede proprio dal taglio. No. Allora, dove ve ne andate di bello? Donna Eduardo, di bello, mamma mia. Scusate, pazienza, ma sono un po' superstizioso. Io esco perché c'ho da curare gli affari miei, certo, devo fare il giro per gli affari, se no chi si muoverebbe di casa? Qua non si può mai sapere quello che vi può capitare. Poi uscite, mentre passeggiate sul marciapiede, vi può cadere un vaso dall'ultimo piano in testa. Mamma mia. E vi fate il piano. Oppure che ne so, state, scendete il marciapiede. La botta, e credo, un femore, si spaccò per mesi interi, stesso a letto, la città è piena di gente che te la mena. Vabbè, ma state esagerando. Ma si è messo pure il tempo. Saranno spogliati a non portarci. Sapete com'è? Quello lui la mattina esce per vedere come vanno gli affari, i negozi. Ha ragione. L'occhio del padrone. È giusto, è giusto. E voi non uscite, Don Edoardo? Io veramente c'ho da fare, non lo so. Ah. E prima di tuffarvi i vostri impegni, ve lo venite a prendere un caffè a casa mia. E non lo so, non ve l'assicuro. Ma lo sai che veramente sta minacciando? Ma io ci andiamo a prendere un breve. Ci abbiamo. Allora vi aspetto dopo a casa. Vi faccio un caffè da rimogare. Chi è? Grazie. Stavo uscendo col piede sinistro, stavo uscendo. Io ce lo toglierei quello che Vedova Sorrentino. Vedova Sorrentino. Cioè, pure mi devi pagare tutti i debiti di gioco. Fatemi trovare qua, adesso in mezzo alle mani. Adesso in mezzo alle mani. Faccio una cosa drammatica. Prego, prego, accomodatevi, accomodatevi. Come va, Don Edoardo? Si va ripigliando, certo, quella batosta l'ha avuta, però sapete com'è? Quello è orgoglioso, non si capace del fatto che è dovuto ricorrere a voi. Lasciate fare. Piano.
Siete voi, signora Sorrentino? Sì. Sì. Sono io. Come state? Mi è passata la collera. Così è così. Oh. Ma ce l'ho con me, con quella gente. Ma perché? Ma soprattutto con me. Ma come? Ma voi mi conoscete, vero? Ma vi sembro un uomo da tavolo verde, io? No. E mi devo trovare lì nell'impossibilità di rifiutare proprio mentre dicono ciò facciamo un po' che ride. Un po' che ride? No, ma pocherino. Ma come? Voi incominciate a giocare con i fagioli e finiamo a piatti di 300.000 lire. Ma non ci pensate più? Come faccio? Come faccio? Finché giocavo con i fagioli non vedevo altro che scale reali, che poker. Non appena abbiamo giocato con il vile denaro mi sono ritrovato solamente coppie di fanti e coppie di re. E a fine serata mi sono ritrovato con un debito di 3 milioni secchi secchi, sulla parola naturalmente. Ma ormai è passato. Veramente? E non le abbiamo forse tacitate? Brava, brava. Allergista! E voi come state? Sì. Avete ottemperato a tutto quello che vi ho detto? Sì, sì. Brava, don Gisa. Avete cambiato la disposizione dei mobili? Fatto. Bravissimo. Li avete fatti lucidare con l'alcol per togliere quel pessimo odore di tabacco. Solente. Brava. A proposito, la collezione di pippe l'avete messa da parte? Bravissima. Domani la cameriera ve la porta. Bravissima, Dalgisa. E a proposito, Dalgisa, la tappezzeria della camera da letto l'avete cambiata? Sì. Veramente? Ho scelto un rosa pallido. Rosa pallido? Certo che il rosa pallido nella stanza da letto di una vedova è la morte sua proprio. Che c'è? Ma che non succede? È servito a niente. A niente? Forse voi alludite ancora al cordoglio per la disgrazia. Che volete sapere, don Edoà? Non lo so. Non le auguro a nessuno. Veramente? Le sofferenze mie. Capisco, comprende il cordoglio. Sì. E che vi devo dire, don Edoà? Non lo so. Don Edoà, è come se voi da un piatto della bilancia togliete la merce. Non togliete il peso dall'altro piatto. A bilancia... Che fa? Pende. Così pende. Mi sento io. Veramente. A rischio di finire per te. No, piacere. Donna Dalgisa, non fate così, donna Dalgisa. La verità è che quando muore un marito, la moglie lo dovrebbe seguire pure nella tomba. Ma che dite? E poi io che faccio? No, Dalgisa, io dicevo, avete me, come un fratello, posso dire un gemello spirituale. E che me ne faccio di un fratello, don Edoà? Quel problema è un altro. Quale? E non ha che una soluzione. Ho capito, Dalgisa, indubbiamente chi lo nega, la carne è debole. E mai in certi frangenti bisogna rivolgersi allo spirito, alle forze mentali. Eh sì, don Edoà, parlare è facile. E voi? Siete una musica. Ma io la notte non dormo. Mi dispiace. E se dormo è come se non dormissi. Mi giro in quel letto, allungo una mano e che trovo? E che trovate? Il vuoto, l'oscurità, il niente. Certo. Allora mi alzo, mi faccio una doccia fredda, mi piglio un sedativo. Come apro la finestra? Chi ti vede di rimpetto? E chi vede? Non lo so. Un bel giovane. Nudo. Alto 2 metri. Un pezzo di giovane. Sta facendo ginnastica. Complimenti, bene, fa bene. Chiudo la finestra. E scendo per strada. Chi mi incontra? Non lo so. Don Carmelo il macellaio. Don Carmelo il macellaio, Ma voi ce l'avete presente, Don Carmelo, donna di mano? E così non mi sono mai servito, ecco. Un pezzo duro, ma con le spalle larghe come pare un armadio. A fili coltelli. Taglio il filetto. Ogni tanto si mette in mano e rintacca la barba nera. Barba nera. Barba di Don Carmelo, donna di mano, la sento friggere sotto le mani. Veramente? Mamma mia. Ma io pensavo che la barba fosse sgradevole per le signore. Io infatti mi rado molto accuratamente. E fate male. Ah, sì. Soprattutto in certe occasioni. Ah, veramente? La femmina tocca. Ma vero? Tocca. Che pensa? Tocca. Che pensa? È tutta una cosa. Tutto, veramente. Ma la faccia. Ma tu mondo. Mamma mia. Un mondo peloso. Un mondo peloso. Chiamatela come volete. Sono le differenze che contano. Voi siete attratto verso le differenze mie. Direi. Io sono attratto dalle differenze vostre. Dalgisa, parliamoci chiaro. Voi dove volete arrivare?
Edouard. È un anno che mi aggrappo alla vostra amicizia, ma ora non ce la faccio più. O voi mi date un aiuto concreto, sì, o io finisco in braccio a chissà chi. No, da Gisa, da questo proprio da voi non me l'aspettavo. Comunque, che vi devo dire? Pazientate, siate più forti. Ah, allora, voi avete detto un aiutino? Sì. Così, una tantum. Una tantum? Due tantum? Basta che succeda. Sì. E allora la via ci sarebbe ad Algisa. Davvero? La via normale, ma per interposta persona. Oh mamma mia, ma io non capisco. Spiritismo ad Algisa. Spiritismo ultrafania. Sì, voi a chi appartenete per le interni? Al fu Cesare Sorrentino. Ancora? Ma è acqua passata? No, ad Algisa, quella è acqua presente, presentissima. Noi per capirci incomodiamo il povero Don Cesare. Gli diciamo, caro Don Cesare, l'uomo finisce, ma il dovere coniugale no. Sistemati un paio d'ore nella persona di Don Edoardo Palumbo e ricordati così alla tua signora. Oh mamma mia, ma si può fare? E certo, con un medium. E ce l'abbiamo uno sotto mano? Ecco. O Gennaro. Il migliore. E allora che aspettiamo? Fatelo venire. Subito. Certo. No, state scherzando. Quello ci vuole tutta una vigilia di depurazione. Facciamo. Domani? No, domani no. Domani no. Fra 20 giorni. 20 no. giorni. Sì, 20 giorni. Martedì 18 luglio. Bene, alle bene. 14:30 saremo da voi. No, no, a casa mia no. Perché? La gente parla. Vabbè, se questo quello parlava pure prima quando era vivo Don Cesare. È una casa piccola, moderna, le pareti sono sottili, si sente tutto. Va bene, allora vuol dire, cara Dalgisa, che ci onorate qui. Cosa preferite, tisane o liquori? Fate voi. Benissimo, vi metto un po' di musica, sì, un bel Mozart. Ci avessimo a Mouchard. Avete ragione. Va bene, allora ci vediamo tra un mese. No, no. Mese? Avevamo detto martedì 18 luglio. No, vi state sbagliando. No, no. Giovedì 2 agosto, sì, alle 18:30, ce l'ho scritto. No. Alle 14:30, ricordo bene. È troppo vicino ai passi, si sente male. Queste cose si fanno sempre lontano dai passi. No, col fresco. Allora. Va bene. Sì, sì. Pazienterò. Brava, Dalgisa, pazientate. Pazientate, Dalgisa. Edoardo? Sì. Ah. Pazienterò. Dalgisa. Edoardo? Ah. Pazienterò. Pazientate, Dalgisa. Prego, prego. Vale. Mamma mia. Pazientate, pazientate. Mamma mia. La pazienza è un giardino di gioie future. Dici? No, io, la roccia fuoco. Ah, la roccia fuoco, io là ti metterei sotto la roccia a te, Mamma mia, che caldo. Uff. Ah, poi non sono stato ancora capace di leggere il giornale. E me l'ha fatto pure sparire. Mamma mia, che giornata, non finisce mai questa giornata. Quello è incominciato prima, come si chiama là? Donna Coggi... Che? Ma chi? Ma chi? Donna, sì. Ma ancora voi? Ma come ve lo devo dire? Voi la dovete finire. Ma siete una donna sposata, sì o no? Con te, Edoardo. Ancora, e vi torno a pregare. E comportatevi da quella signora che siete. Ma come si bella, Edoardo. E dillo un'altra volta. Che comportatevi da quella signora che siete. Ma non hai capito che mi piace tu? Veramente. Come parli, come ridi, come ti muovi. Edoardo, e dammi uno schiaffo. Uno schiaffo, mamma mia, ma qua veramente ci vorrebbero le mazzate con tu. E voi state abusando, donna Graziella. E vi torno a pregare. Ma come ve lo devo dire? Come ve lo devo dire? Per me proprio non ci può essere nulla. Ne va della campata mia. Ti riferisci alla tua vergognosa professione? Ah, vergognosa? Ti parla di vergogna. Ma ce l'avete un poco di rossore, di critico. E poi che cosa c'è di riprovevole nella mia professione? Ho capito. Ammazzo qualcuno io. No. Li trovo già morti. Sì, sì. E arrivi come uno sciacallo. No, qua mi sbagliate, sì. Donna Grazia. Perché arrivo come piccione? Glu. Sì, porto sollievo. Un fiato di speranza. Sì, la speranza. Tu ti pigli vestiti, scarpe e soldi. Che c'è di male? Quello niente è gratis a questo mondo, no, grazie.
pure la misericordia divina. Se la volete, la dovete pagare. L'importante è l'azione buona, come si dice? L'affetto umano. E perché solo io non posso avere questo affetto da te? È perché siete sposati. Ma come ve lo devo dire? A me le donne sposate o nubili non mi interessano. Sì. Per il sottoscritto sono il pericolo dei pericoli. Ragazzi, io mi occupo di vedove. Vedove e basta. Ma vedete questo? Al primo sgarro la ditta crolla. E voi con questo atteggiamento che avete a me mi tenete continuamente sull'orlo della bancarotta. Ah, sì. Sapete che vi dico? Non è leale. Allora vuol dire che proprio indifferente non ti sono. Ragazzi, vogliamo proprio gettare la mano? Gettiamola. Se c'è in tutta Napoli una donna per la quale se io non fossi chi sono mi dannerei quella donna siete voi. Bella, lavate e stirate. Ma voi me ne dovete andare, vi dovete lasciare in pace. Altrimenti faccio quello che un uomo non farebbe mai. Piglio e ricorro al vostro marito. Mio marito. A proposito, come sta? E insomma, fegato. Anche un poco di diabete. Sì, pericoloso, lo curo. Gli faccio delle iniezioni. Ogni tanto ricostituendo. Don Giacinto. È messo, scusate. È Giacinto. Buongiorno, mi ha anticipato. Allora, carissimo Don Giacinto, avete visto che non vi è successo niente? E vi torno a ripetere, sono superstiziosi. Cioè, è successo lì. Niente, stamattina tengono un peso qua, vedi? È normalissimo. Voi non volete avere quel peso. No, perché là c'è il cervello, che è la centrale di tutti i sensi di peso. Non c'è sì. Ma vi prendo una bella aspirina. Oh, assolutamente. Vi ringrazio, donna Edua, ma io per principio non prendo mai niente dalle mani di terze persone. Graziella lo sa. Poniamo il caso che io mi tornassi per strada e dovessi svenire all'improvviso. E il barista là vicino verrebbe con un bicchierino di cognac per farmi rianimare. Io ce lo sbatto in faccia, ma non lo prendo. Sono scorbutico su certe cose. Per principio, io muoio, ma non prendo niente. Ma perché, scusate? Perché città, vado torna a ripetere, è pieno di gente che te la trina. Vedete com'è fatto? Dici che non si può fidare di nessuno. Assolutamente. E nemmeno di voi. E io che c'entro? Assolutamente. No. Grazie, scusi, io ti voglio bene, lo sai, donna tua. Dite. Secondo voi, dall'alto della vostra esperienza, della vostra età più che esperienza, certo. Siete mai sposati. No, ma una moglie, secondo voi, vi è mamma? Assolutamente no. Vi è sorella una moglie? Ma nemmeno. Oh, come si dice, non è tua? È sangue prestato. È vero, avete ragione. E nel caso di vostra moglie, però, è sangue prestato ad alto interesse. È vero. La signora ve ne direbbe un percentuale fenomenale. Vedete, donna tua, io forse pure perché c'ho lei che la gente mi invidia. E forse sotto sotto anche voi ci fate qualche considerazione. No, ma che dici? Giacci, quell'Eduardo ha appena finito di mandarti per la tua finezza, per la tua eleganza. Avete sempre la mia ammirazione. E che vi devo dire? Grazie, vuol dire che pure la finezza e l'eleganza mia. A donna Eduardo possono dargli fastidio. No, continuate così, mi fate prendere conni, vedete. Sono sceso prima da casa vostra e sto passato davanti alla guardiola. C'era il portiere che mi guardava perché da sopra gli occhiali, no? Uno sguardo e una faccia che io ho capito tutto quello che voleva dire. Te si è fatto un altro vestito nuovo, quasi cammina sui chiodi e voi uscite col martello. Ma che per un porto Giacinto, ma vi siete fatti una bella passeggiata? Avete constatato che nei vostri negozi tutto funziona alla perfezione, tutto meno male. E allora andatevene a casa, vi fate una bella mangiata, vi riposate su quella bella sedia a dondolo che avete vicino a donna Graziella vostra. E chi è più felice di voi? Chi è più felice di me? Chiunque da donna tua. Andiamo, grazie, andiamo. Oh, mamma mia. Edoardo! Edoardino! Mamma mia! Guarda qui! Esce. E che cos'è? È l'aperitivo, quello di Giove, Edoardo, bevi. Una cosa, scusate, ma voi il piattino da dove l'avete fatto uscire? Ma che tenete con una dispensa? No, per mantenermi su. Ma che cos'è che mi avete portato? È un aperitivo. E non mi piace a me l'aperitivo. No. Vabbè, me lo bevo dopo, però me ne dovete andare. No, adesso. Bevete adesso e poi io me ne vado. Vabbè, me lo bevo adesso, va bene? Sì. Però ve ne andate. Sì.
Tutto tutto? È tutto tutto, va bene, ecco qua. Bello. Basta. Ma io torno. Non dovete più tornare. Ma donne tua, io torno. Non dovete più tornare. Ma io torno. Mamma mia. Ma io ho passato un guaio con questa donna. Ho passato un guaio. Ma com'è possibile? Oh. Mamma mia. Cenna. Cenna, vai a vedere chi è. Ma come chi è? Chi è? La vedo ma poi chiarunga. Che posso? Come che mi sei scordato oggi? Certo. La seduta spirita. La seduta spirita che sta mattina. Prima da prima, poi dopo mi va preparato. E farla tra sì a chissà. La seduta spirita. Mamma mia. Edoardo? Eduardino? Cucù! Eduardone! Pagliarulo, buongiorno, Pagliarulo! Eduardo! Mamma mia! E come state, Pagliarulo, stamattina? Come state? Sapete, stanotte non ho potuto chiudere occhi. Veramente? Perché? Scusate? Ho un poco paura. Ah, avete paura? Allora non se ne fa niente. Come non se ne fa niente? Ma sta da fare, eh? Eduardo, io sono decisa a tentare. Vogliamo tentare? Sì, tentiamo. Tentiamo. Che dite? Io avrò il mio Pasquale. Spero di sì. Il mio Pasquale, verrà sì. Il mio Pasquale. Che dico, verrà, si presenterà il mio Pasquale. Chiaruro. Maronna, mamma come mia. Stongo. E voi così mi state massacrando. Pagliarulo, mamma mia, come sta questa? Pagliarulo, queste sono cose che si iniziano piano piano. Piano piano. Noi dobbiamo richiamare vostro marito dall'aldilà. Sì. E credetemi, non c'è facchinaggio più faticoso. Quelli riluttano, sono capricciosi. E poi Pagliarulo pesano. Voi non lo immaginate quanto pesano. E come dobbiamo fare? Differiamo, procrastiniamo. Ma io non ho capito. O facimmo una tavola. Non se ne parla proprio. Non se ne parla proprio. Donne tua, per quanti vota ma parla. Avete ragione. Va bene, allora vado a vedere se è pronto il mio assistente. Pagliarulo, va, prendete questa sedia, mettetela qua. E Gennaro? Va bene, Gennaro, ti chiamo io. Pagliarulo, prendete questa sedia e mettetela qua. Qua? Adesso dobbiamo parlare un po', sì, va benissimo. Adesso un poco più avanti, grazie. Bravo, Pagliarulo. Sedete. Dobbiamo parlare un poco di vostro marito, avete capito? Pasquale, mio marito. Ah, Pasquale, sì. Che bel nome, Pasquale, sì, sì signore. E quanto è alto Pasquale? Pasquale era alto 1,90. Alla fascia, e quello deve entrare dentro di me. E voi quanto siete alti? È 1,74, però oggi è umido, mi arrugno. Io sapevo che ci stavo qualche problema. E ditemi, quanto pesava Pasquale? Pesava 90 kg. Oh, complimenti. E che volevo dire? E che mestiere faceva Pasquale? Un ballerino. Ballerino di pezzo, certo. Non c'è che dire. Gennaro? Pronto? Allora vieni, Gennaro, che anche noi siamo pronti. Lucis e no, e basta la luce. E c'è un altro e dici spengete la sto luce. Dicendo. Silenzio, silenzio, concentratevi. Omnibus e autobus. Ma quale autobus? Si sono venuto a piedi. No, una cosa, non dovete interrompere. Ci stiamo concentrando, non dovete interrompere. Concentratevi, su. Silenzio, Pagliarulo, silenzio. Mate catena. Mate catena. Tu ha pigliata catena. La catena. Che pigliata catena? Formate la catena, la catena con la manina, qua. Formate la catena. Pagliarulo, concentratevi. Mettete la mano sotto, così. Non la staccate, Pagliarulo, silenzio. Ave canem. Ave canem! Gesù, tenete un cane? Sì, tengo un cane tanto, signore. E se non la smettete di interrompere, lo sciocco lo faccio venire qua. Non dovete interrompere.
ma io non l'ho concentrata, silenzio! Oh. 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 Ma che sta a girare il sugo? No, io proprio me ne vado, non è possibile. Ma dove? C'è no, c'è no, dove va? Ma quella è lei che mi interrompe sempre! Vai, non può fare, non lo può fare! Lo vuoi fare, non lo vuoi fare! Certo che voglio fare, sono venuta apposta! Gennaro, quello lo vuole fare! Oh, può fare! Può fare, può fare, può fare! Catena! Pagliarulo la mano sotto! Oh! Oh! Pre tempestate, tempeste! Gesù, ma cominci con malattia! Ah, Gennaro, Gennaro, dove vai? Dove vai? Pagliarulo, ma non avete capito come funziona? Noi chiamiamo il chiamato, lui forse si decide a venire, mentre sta venendo, lo vedo interrompete e quello se ne torna indietro, noi ritorniamo a chiamare, quello dopo, va avanti, indietro, non vede più. Pagliarulo, tu devi stare in silenzio, devi stare concentrato. Concentrato. Pagliarulo, lo vuoi fare o non lo può fare? Lo voglio fare. C'è una che lo può fare. O può fare. Lo fa, lo fa, lo fa. Catena. Oh, oh. E nulla ferente scippato su. Ma che sta dicendo? Silenzio! Ma qui non si può parlare! No! Pagliarulo, guarda, sta zitto! Guarda, sta zitto e vi dovete concentrare! Ma su che cosa mi devo concentrare? Gesù, su che cosa? Ma guarda qui! Come su che cosa? Su quello che sapete voi! Sì, è perché sono 2 anni e mezzo che sto sempre concentrato là. E concentratevi un altro poco, sforzatevi. E buttate un po' in testa. Sì, sforzatevi, sì. Sì, Sforzino, mo gli stacchi la testa a questi. Pascoli. 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 Perché mi dice sti parola amara? Ma quella è una cosa seria, questo mi interrompe, tu ti metti accanto a Pascalina, ma non era Pascalina, ma era Catarì. Catarì, bravo Gennaro, era Catarì, è vero. Perdonami Gennaro, mi sono fatto prendere dalla cosa. Andiamo avanti, Pagliarulo. O può fare o non può fare. Lo voglio fare. Gennaro, che lo può fare. Può fare. Può fare, può fare, può fare. Catena. Oh, oh, lo sento, sto arrivando. Concetto sta aspettando piccoli ingrossanti. Ovuli, ovuli. Ovuli, ovuli, si ingrossano. Non ti preoccupare, che si ingrossano. Pasquale, Pasquale, Pagliarulo fu. Pasquale, Pasquale, Pagliarulo fu. E signore! Cannaccino! E come si chiamava marito voi? Mi stavo concentrando. Chi? Vostro marito. Mio marito. Vostro suocero. Come si chiamava mio suocero? Il padre di vostro marito. Nicola. Che bel nome. Che bel nome. Pasquale Pagliarulo. Fu Nicola nato a... Ma che stiamo qua a Pallanato? Pagliarulo! Non dove niente. Che ve ne importa dove siamo? Dove è nato vostro suocero? A Bari. Nicola, giustamente. Dove deve Pasquale. Pasquale Pagliarulo, figlio di Nicola di Bari. Ma che facevo cantando con questo cittadino? Ma te che te ne importa? Gennaro, andiamo avanti! Gennaro, Pagliarulo! O può fare o non può fare? O voglio fare! Gennaro, che non può fare? O può fare! Può fare, può fare, può fare! Catena! Pasquale, Pasquale Pagliarulo fu Nicola, vieni! Presentati la persona vivente di Edoardo Palumbo, la so! Lo so, è più piccolo di te, ma tu spingi. Sforzati, vedi che c'entra. Spingi. Entra. Entra. Spingi. Ferma di Gennaro. Dovesse entrare dalla parte sbagliata. Ah, è girato, è girato. Non si può sapere. Lo sento. No, sta salendo. Sta salendo. Sta salendo. Sta salendo. E dove è arrivato? Dentro le ginocchia. Lo sapeva, è stato sempre muscio. Io dategli tempo con gli altri, un metro e banda. Un metro e banda, un pezzo tuo. Sta salendo. Sta presente. Sta salendo. Sta presente. Sta salendo. Sta salendo. Sta salito. Pasquale. Pasquale Pagliarulo, sono 2 anni e mezzo che non ti fai vedere dalla vedova Pagliarulo. Fatti onore! Speriamo. Anche questa è fatta. Pasqua! Filomena! Pasqua! Filomena, sei proprio tu! Pasqua, sei tu!
beh, sono io. Filomena, da quanto tempo che non ti vedo. 2 anni e mezzo, Pasqua. Ma si rimasse sempre buono. Povero Riccio, Pasqua. Filomena. Rimbo, ho voglia di te, Filomena. Morire quando ti vedo. Non lo so, allora andiamo. Andiamo. Sì, Filomena. Andiamo. Andiamo. Andiamo.